Questa è la seconda puntata di una serie di episodi che si occupa degli aspetti culturali dello yoga moderno. Questa disciplina è ormai presente in tutti i contesti dove la cura del corpo e la forma fisica si associano alle occasioni di evasione dagli impegni quotidiani, ai trend della moda, alla evasione dalla conformità della vita sociale, facendo però diventare la parola stessa yoga un sinonimo di quell'antica arte del corpo e della mente che rappresentava nell'India antica un vero e proprio sistema filosofico. Gli adattamenti della tradizione alla modernità sono necessari e nella maggior parte dei casi inevitabili, ma quasi sempre se ne trascurano le modalità di attuazione, creando così, come nel caso dello yoga appunto, un nuovo prodotto del quale si ignora completamente la storia e la dimensione culturale. Quindi una breve carrellata articolate in più episodi che verranno proposti a scadenza settimanale. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto! Abbiamo visto la volta precedente un po' come alcune certezze che riguardavano il riferimento di reperti archeologici trasformassero lo yoga, soprattutto lo Hatha Yoga, ed è quello di cui fondamentalmente ci occupiamo, in una pratica molto antica risalente al periodo vedico, anzi ancora prima del periodo vedico sicuramente. Abbiamo visto che invece ricerche serie hanno smentito tutto questo, perché la cultura indiana soprattutto è strutturata in modo tale che non si è mai preoccupata di datare tutti gli eventi. Le date, quando voi entrate nella cultura indiana, sono molto interpretabili, molto aleatorie, non c'è mai certezza. E anche se c'è certezza, quella è l'interpretazione di una speciale corrente accademica che può contrastare con un'altra che ha una diversa visione. Questo perché è un po' il senso fondamentale di quello che è la cultura indiana, che si esprime attraverso la filosofia, la psicologia e così via, e perché no anche la religione, perché è fondamentale il messaggio per la cultura indiana, è fondamentale che cosa dice questa cultura, che cosa vuole insegnare, piuttosto che quando è stata detta e come è stata detta. Quindi riferimenti cronologici ne possiamo trovare sicuramente, però non sono mai certi e sono sempre molto orientativi. Allora, è chiaro che questo cosa significa? Che lo yoga, proprio partendo da queste premesse, ha saputo adattarsi alle varie vicende del mondo, ha saputo adattarsi ai periodi dove nella sua diffusione nel mondo occidentale ha dovuto confrontarsi con le aspettative anche adesso della società moderna, con le interpretazioni della realtà da parte di un pubblico dedicato e attento, e quindi ogni volta ha saputo trasformarsi cercando di trasferire questo messaggio, anche se in una formulazione o riformulazione differente, però sostanzialmente ha dato sempre lo stesso messaggio. Lo vediamo oggi, abbiamo detto che possiamo interpretare oggi l'attività dello yoga o l'insegnamento dello yoga come essenzialmente yoga posturale, e questo può andar bene. È chiaro che nello spirito dello yoga e del suo insegnamento dobbiamo accettare tutti quegli sviluppi che oggigiorno sono necessari per non rimanere fuori dalla realtà, cioè per non fare come tanti che si trincerano dietro una cultura e non accettano i cambiamenti, non accettano le trasformazioni. Il cambiamento e la trasformazione non è negativa, è semplicemente un modo diverso per adattarsi a una visione più giovane. Non per questo sto dicendo che il più giovane è meglio del più vecchio, ma sto dicendo questo, non c'è una contrapposizione, però c'è un senso di adeguatezza a quello che il mio modo di interpretare la realtà è
è quello che lo yoga anche antico può darti in funzione della novità e della nuova realtà sociale. Allora, quello che facciamo ogni volta è cercare di vedere un po' questo che è stato lo sviluppo della trasformazione dello yoga, se possiamo adoperare questo termine che è molto forte, forse è meglio utilizzare il termine adattamento, e quelli che sono stati i vari personaggi chiave, non tanto dello yoga antico, perché credetemi, non ce ne sono tanti, perché lo yoga antico è stato prevalentemente testuale, per cui era una forma, diciamo, a volte mistica, a volte filosofica, a volte metafisica, di interpretare una realtà. Oggi le premesse a questo discorso sono cambiate. In questo discorso accenno un po' a quello che, per esempio, il famoso, vabbè, per chi lo conosce, teologo e sociologo Peter Berger disse negli anni 70: l'incontro tra le religioni mondiali e la modernità è stato catastrofico, perché ha scombussolato un po', diciamo, quel concetto del trascendente. Oggi, specialmente, questo lo afferma in un libro molto bello, importante, Rumors of the Angels, Il rumore degli angeli, dove sostiene che oggi il termine trascendente o trascendenza è andato a sparire. Non tanto per la mancanza di conoscenza di questo termine, della parola, che cosa significa, ma proprio per il concetto della trascendenza. Oggi la società è diventata prettamente empirica, pragmatica, quindi anche il pensiero è diventato empirico e pragmatico in funzione di un obiettivo abbastanza immediato. Quindi lo vediamo in tutti gli aspetti della nostra società, lo vediamo in tutte le espressioni della cultura in generale occidentale, non solamente nel nostro paese, dove il pragmatismo ci porta ad avere un progetto che non vada oltre un tempo molto limitato. E così lo sono i governi, così lo sono le arti della finanza e dell'economia, per cui questa cultura non si può più permettere di allungare la visione a concetti che rappresentano probabilmente l'ultimo aspetto della realtà umana, come la trascendenza. Per cui, sostiene Peter Berger, la trascendenza è proprio per questo che è venuta a mancare sia ad un linguaggio corrente, chi parla più di trascendenza, solamente se ci mettiamo a studiare qualche cosa, sia ad un concetto stesso della vita. Alcuni, come dice, mi sto un po' riferendo a quello che sostiene nel libro, alcuni sono contenti di questo, finalmente è prevalsa l'epoca della ragione, che è cominciata con il vecchio illuminismo nella storia della nostra cultura. E quindi hanno applaudito a questa trasformazione che si basa soprattutto su dati di fatto quotidiani, altri invece si sono trincerati in una reazione esattamente opposta. In mezzo chi ci sta tra questi due estremi? Ci stanno le persone che sono ignoranti di tutto ciò e che quindi stanno a ricasco di quelle che sono le influenze, i trend, le mode e così via. A parte questo discorso che potrebbe assumere una, diciamo, una direzione troppo distante da quello che stiamo trattando noi, possiamo dire che comunque, tornando al nostro discorso, queste forme attuali dello yoga sono il risultato di una riformulazione e di un adattamento appunto di antichi concetti che risalgono non più di 150 anni fa, in rapporto con la modernità e con la sperimentazione in corso in un contesto globale. Ora, come vi dicevo, il periodo moderno ha visto l'epoca di nuove democratiche forme istituzionali e queste forme si sono diffuse in tutto il mondo e naturalmente non potevano non riguardare anche quello che è il discorso dello yoga. Questa rinascita transnazionale dello yoga, io mi ripeto di nuovo, transnazionale è un concetto che è stato introdotto abbastanza recentemente con studi, attraverso studi come l'antropologia e altre scienze simili, che
che hanno preso in considerazione gli sviluppi storici adattati alla pratica quotidiana, quindi l'etnografia e l'etnologia. L'etnografia è la scienza che recupera in campo determinate informazioni e l'etnologia le sistematizza e dà una espressione chiara e, diciamo, utilizzabile in un discorso del genere. Sono un po' quelle che sono state le vicende che hanno visto la trasformazione dello yoga. Se noi possiamo dire che lo yoga si è trasformato nel corso degli ultimi 150 anni, questo lo dobbiamo a scienze come l'antropologia, l'etnografia e l'etnologia, che hanno saputo elencare proprio attraverso il recupero in loco di dati e di informazioni, che poi si sono strutturati ovviamente in un discorso molto più fluido e organico. Allora, tra questi, veniamo al dunque di questa apertura, una delle modifiche più radicali che sono intervenute in rapporto al concetto antico è il guru. Allora, gli insegnamenti e i guru stessi in India si sono sempre adattati ai tempi, alle circostanze in cui si trovavano, no? Tuttavia, il cambiamento culturale che è stato inaugurato dalla modernità ha portato ad alcune innovazioni nel concetto del guru, nel modo in cui i guru stessi presentano se stessi e il modo in cui vengono accettati dai loro studenti o dai loro discepoli. La situazione, in rapporto ai tempi correnti, è ancora più complicata quando questi guru operano all'interno di strutture o operano all'interno di realtà come quelli occidentali, in cui mancano le infrastrutture tradizionali per la loro attività. Anticamente il guru, il maestro tradizionale, viveva in un ashram. Oggi, anche oggi, sono ashram. Cosa sono ashram? Sono dei ritrovi dove vivono temporaneamente o anche permanentemente delle persone che si occupano di questa disciplina e magari abbandonano completamente le loro relazioni con il mondo sociale, con il mondo reale, per vivere e studiare in maniera quasi appartata. È un po' quello che facevano i nostri frati francescani quando si ritiravano nei conventi. Che cosa succede quando questi guru tradizionali vengono in Occidente? Che cosa succede? Come gli insegnanti occidentali elevano la loro situazione al rango di guru, visto che c'è questa trasmissione oramai? Cioè, cosa succede, come si trasforma questo pensiero antico in quello che è stato un rapporto diretto tra maestro e discepolo, quando, come vi dicevo prima, le società moderne difettano di queste strutture tradizionali? Quindi come si organizza questo rapporto? Vi dicevo allora che ho fatto accenno a questo scrittore Peter Berger, che, ripeto, credo che sia di matrice luterana, però è un teologo, ma la cosa più importante è che è anche un sociologo, quindi studia i fenomeni della società in rapporto a quelli che possono essere e sono stati gli sviluppi religiosi in campo mondiale. Le cose sono cambiate in rapporto soprattutto al nuovo pensiero empirico dell'Occidente, cioè dove l'ascendente della ragione, soprattutto caratterizzato da un accento sulla scienza, sulla tecnologia e il pensiero empirico. La secolarizzazione della religione. Cos'è la secolarizzazione della religione? La religione non ha più quel sopravvento che aveva sull'impatto delle masse, ma la religione secolarizzata diventa praticamente un aspetto autorevole e di potere della società stessa. E questo è stato il principale motivo per cui c'è stata questa separazione tra la fede e la credenza in senso generale. Quando il pensiero religioso viene secolarizzato, praticamente noi assistiamo ad un'autorità in terra che rappresenta una leva di potere insieme a tutte le altre leve di potere che già esistono nella società corrente. Insomma, tutto questo, la democratizzazione anche della regione stessa, per cui ciascuno ha cominciato a rivendicare un po' quelli che sono stati
le loro libere scelte, quindi la volontà di avere una libera scelta, la mancata istituzionalizzazione oramai della religione ufficiale di Stato, cioè ci sono stati ovviamente dei notevoli cambiamenti che hanno dato un impatto fortissimo a quello che può essere anche di riflesso l'insegnamento dello yoga da parte di questi guru. Considerate che un guru anticamente non separava quello che era l'insegnamento anche pragmatico della scienza dello yoga da quelli che erano i suoi fondamenti teorici, metafisici e perché no anche spirituali e religiosi. Quindi tutte queste, diciamo, queste innovazioni, la mancanza dell'obbligo di seguire da parte di una società stessa una certa corrente religiosa, quindi c'era una istituzionalizzazione, diciamo, di questa religione che diventava il punto di riferimento autorevole e soprattutto obbligatorio. Quindi oggi non assistiamo più fortunatamente a queste imposizioni, sono cambiate le regole. Tutti questi temi che io vi ho descritto adottano e non adattano situazioni diverse. Cosa significa adottano e non adattano? A parte il gioco di parole, adottano perché reinventano, riformulando determinati comportamenti che possono apparire come nuovi, d'accordo? E lo vedremo che questo vale anche per il rapporto guru-discepolo in tempi moderni. Quindi non adattano quello che c'era prima cercando di migliorare, di adattare alle esigenze attuali, ma quello viene cancellato completamente e si adottano nuovi sistemi. E questo fondamentalmente è il rapporto che c'è oggi tra il guru moderno, il guru dei tempi moderni, e quello che poteva essere il guru dei tempi andati. Allora vediamo come, per esempio, facendo un discorso un pochino più ampio, vediamo come in tempi moderni, per modernità intendo i primi del Novecento, altrimenti parlo di contemporaneità, cioè della situazione attuale. In tempi moderni vediamo che c'è stato in questo rapporto diverso con il pensiero empirico, c'è stato un tentativo di medicalizzare lo yoga. E oggi questo discorso è molto più valido che non prima. Cioè le istanze prevalenti in persone e in ceti culturali che si avvicinano allo yoga sono più che altro motivate da una medicalizzazione dello yoga. Cosa significa questo? Che lo yoga mi fa star bene, lo yoga cura i miei malanni, o almeno tenta di curare, lo yoga porta benessere alla mia salute, lo yoga mi mantiene in uno stato di fitness eccellente. Quindi questo praticamente è un po' un percorso che è stato iniziato ai primi del Novecento da parte di rappresentanti importanti. Uno di questi rappresentanti che è stato un pioniere all'interno dei fondamenti scientifici dello yoga, un pioniere nella ricerca dello yoga scientifico, è Kuvalayananda, o meglio Swami Kuvalayananda. Swami è un appellativo di rispetto e significa una persona, diciamo, autorevole, un dotto, un maestro. Lo Swami è un ordine religioso vero e proprio in India, quindi tradotto però nella nostra lingua potrebbe essere interpretato così. Quindi Swami Kuvalayananda, o però ai primi del Novecento, credo sia intorno al 1920, e aprì un istituto di ricerche che fu chiamato Kaivalya Dharma. L'istituto di ricerche Kaivalya Dharma fu aperto a Lonavala in India, orientativamente nella zona intorno a Mumbai, quindi sud dell'India, a Lonavala, e praticamente iniziò tutta una serie di ricerche scientifiche sull'aspetto medicalizzato della yoga. Se noi oggi abbiamo un po' alcuni riscontri su quello che la meditazione può portare alla nostra condizione psicologica, proprio attraverso uno studio scientifico sullo stato meditativo e il nostro sistema nervoso centrale, quindi un rapporto preciso scientifico, lo dobbiamo a questo signore Kuvalayananda, che iniziò questi studi
e che poi pubblicò in testi che oggi sono ovviamente abbastanza noti. Dopodiché nessuno studio è stato più fatto su questo rapporto tra meditazione e risposta del sistema nervoso centrale. Tutte le persone che danno notizie di questo fenomeno, di questo studio come nuove, stanno un po' o non lo sanno o stanno aggiornando. Non c'è niente di nuovo. Tutto ritorna ai primi del 1920. Studi del genere, che io sappia, ma comunque quasi sicuramente non sono stati fatti. Quindi tutto questo è, ed ecco perché è importante, Swami Kuvalayananda ha fatto praticamente questo studio e è diventato il caposaldo del fondamento scientifico dello yoga, soprattutto il fondamento scientifico dell'attività meditativa. Se la meditazione porta, diciamo, sulla base di conferme scientifiche ad un certo stato di quiete cerebrale, per esprimermi meglio, ad una risposta, no? Di quelli che sono gli stati alfa, beta, teta. Quindi se c'è stato questo rapporto, no? Tra la meditazione, quindi anche l'uso di quei elementi che sono considerati all'interno della meditazione, e la risposta cerebrale, è dovuto a Kuvalayananda. Quindi è tuttavia una realtà che oramai, insomma, può apparire anche un pochino un po' più antica, no? Non dico sorpassata, lo sarà sorpassata quando ci saranno nuovi studi, ma fino adesso tutti si fermano là. Questo perché la medicalizzazione? Perché è stato un punto fondamentale dello yoga? Perché molti guru dell'India premoderna apportarono lo yoga non per raggiungere l'illuminazione, ma per risolvere i loro problemi di salute. Ne troviamo tantissimi, anche guru importanti dell'epoca attuale, queste persone ebbero grossi problemi di salute e naturalmente, visto che c'era questo sviluppo dello yoga medico, si tuffarono a capofitto sulla scienza dello yoga e molti di loro risolsero i loro problemi. Per cui diventarono appunto degli appassionati, degli studiosi e diventarono dei guru. Ma ripeto, non per quello che lo yoga stesso prometteva, sia il raggiungimento dell'illuminazione, il samadhi, come potevano esprimersi alcuni testi antichi, tra i quali lo Yoga Sutra di Patanjali, ma solo appunto perché riuscirono a superare le loro malattie, a volte alcune gravi, proprio attraverso la pratica profonda dello yoga. Quindi sulla base di quello che è stato, diciamo, questo approccio, lo yoga moderno si basa soprattutto su queste risposte, per cui noi dobbiamo prendere in considerazione anche questo aspetto. Però, voglio dire, per riconfermare e per dare maggiore autorevolezza, qualora ce ne fosse bisogno, a questa necessità da parte mia di fornirvi un excursus di quelli che sono stati i vari passaggi, è chiaro che le istanze più importanti sono quelle che vengono da questo campo, cioè curare il malato, cercare di dare una risposta, non dico esauriente, ma una risposta attendibile, perché probabilmente non sempre si riesce ad esaurire o ad esaudire queste aspettative, ma che sia comunque un approccio attendibile che lo yoga può dare come risposta. Cioè, ovviamente, noi sappiamo, e questo lo possiamo vedere benissimo, tutti quegli aspetti di prana che si specifica all'interno del corpo in varie sottocategorie e che presiedono al metabolismo, presiedono alla funzione escretoria, presiedono alla funzione dell'anabolismo e così via. E naturalmente c'è un intreccio tra fisiologia sottile e fisiologia ufficiale. L'ufficialità della scienza non riconoscerà mai questi aspetti, naturalmente, perché nella sua gabbia dorata le cose valgono solamente se possono essere dimostrate scientificamente, se possono essere soppesate, se possono essere riproducibili in laboratorio. Tutti questi aspetti invece che sono nascosti, che sono un po' a cavallo tra la dimensione psicologica e la realtà fisica, naturalmente la scienza non ha mai preso in considerazione. Ha inventato questo aspetto di medicina olistica
ma è ancora molto lontano, è un tentativo, è un'affermazione di una volontà che ancora non si è espressa concretamente in tal senso. È solamente una promessa questa. La medicina olistica è vero che prende in considerazione tante cose, però alla fine o non è riconosciuto ufficialmente, no? Oppure nicchia un pochettino tra il sacro e il profano, per cui si trova in una via di mezzo e cerca di adattarsi in maniera abbastanza, diciamo, triste in questo campo. Però possiamo vedere che anche, diciamo, nella condizione che possiamo trovare culturale oggi, questi yoga moderni, ossia i più scaltri, riescono tuttavia a combinare questo aspetto scientifico, ossia della medicalizzazione dello yoga, suggerendo un po' l'idea che la eradicazione della malattia possa potenzialmente culminare nel raggiungimento dell'immortalità. Ci sono questi tentativi. Perché naturalmente uno yoga che proviene da una cultura antica e ti parlava ovviamente della cura dell'animo, della cura dello spirito, oggi in un contesto moderno come quello attuale deve parlare della cura del corpo, non può parlare della cura dell'anima, deve parlare della cura del fegato, del cuore, dei polmoni. Naturalmente si trova un po' spiazzato rispetto a quello che era la sua formazione, però si deve adattare. Questo avviene nel passaggio dei guru antichi dell'India in un contesto moderno e in paesi moderni e scientifici come il nostro. E quindi chiaramente cosa fa? Non nega che la eradicazione della malattia possa anche portare a quel raggiungimento dell'immortalità dell'individuo. Allora cosa fa? Cerca di unire un presupposto scientifico moderno con la preoccupazione metafisica e spirituale dello Hatha Yoga medievale. Il tantrismo lavorava molto con l'alchimia, lavorava molto con la magia, lo yoga della pentola, Gatasta Yoga, dove si affermava che lo yoga era un po' come, diciamo, il lavoro dell'artigiano che sta formando con l'argilla una pentola e che poi, perché la pentola possa prendere forma e diventare duratura, in rapporto ovviamente a quello che è la sua possibilità di durata di una pentola, che possa diventare duratura, deve essere cotta nel fuoco. Allora, lo yoga dell'epoca, lo yoga tantrico, soprattutto sulla base di questa cultura, di questa setta, che veniva comunque osteggiata, attenzione, non è che tutto quello che avvenisse nell'India medievale fosse riconosciuto dall'ufficialità, un po' come oggi, perché naturalmente questi personaggi erano un po' considerati un po' come saltimbanchi, erano considerati un po' come una setta di deviati, di fuori testa, perché si vedevano praticamente, andavano fuori di quello che era l'ortodossia diciamo, della scienza ufficiale dell'epoca, no? Queste persone che facevano i contorsionisti per strada, queste persone che si abbigliavano in maniera contraria a quella che era l'etica e la morale del tempo. Quindi venivano visti un po' con un senso di disgusto e venivano rifiutati. Però questi personaggi poi furono sfruttati molto spesso per il risorgere dell'India. Perché questi personaggi che si ribellavano a tutto quello che era ovviamente la regola sociale dell'epoca e soprattutto il rapporto alla dominazione britannica, furono la chiave di leva per il risveglio dell'India tradizionale, perché erano personaggi che non si sottomettevano alle regole, erano un po' dei ribelli, ma non potevano non essere tali se volevano interessarsi di aspetti particolari come lo Hatha Yoga dell'epoca. Però, tornando diciamo, all'aspetto principale del nostro discorso, questi concetti all'epoca sfioravano un po' quello che era la magia. Allora cosa dicevano? Che il corpo fisico deve essere cotto nel fuoco dello yoga, così come una pentola di argilla deve essere cotta nel fuoco del forno, il corpo fisico deve essere cotto nel fuoco dello yoga, cioè attraverso pratiche particolari, attraverso la sottomissione ad una condizione ascetica di rinuncia, attraverso l'esperienza di momenti di rottura,
della nostra fisiologia normale. Allora, cosa facciamo noi molto spesso? Noi basiamo molto la nostra esperienza sulla ritenzione del respiro. Fondamentalmente la sospensione prolungata del respiro porta ad una alterazione della coscienza. Il cervello non viene più ossigenato come si deve e il sistema nervoso centrale porta ad una radicale modifica. Questo non significa che la persona che sta praticando questa cosa poi debba necessariamente soccombere, ma si sviluppano ulteriori risorse che noi normalmente non conosciamo, perché noi respiriamo normalmente. Con la sospensione del respiro si sviluppano ulteriori risorse che vanno ben al di là della conoscenza scientifica. Allora, questo discorso portato al limite, agli eccessi, naturalmente porta verso quello che l'ignorante, tra virgolette, può considerare come magia, come miracolo. Invece sono risorse che noi possediamo intrinsecamente dentro di noi, che non utilizziamo perché non ci servono nella normalità della nostra vita. Lo yoga comunque non è una via che possa essere presa con tanta facilità. Se parliamo dello yoga utilizzando non un omonimo, come ho detto l'altra volta, ma il sinonimo della condizione di ricerca esistenziale, che poi può prendere svariate vie: quella fisica, quella metafisica, quella psicologica, quella comportamentale, che poi si sviluppa nell'alimentazione in alcuni regimi particolari che non sono la normalità. Ma lo yoga però non è rivolto alla gran massa, o almeno non era rivolto alla gran massa delle persone, era una scelta che veniva fatta prendendo in considerazione determinate rinunce. E questo è vero parzialmente anche oggi, perché io non ho difficoltà ad immaginare persone che seguono il regime dello yoga in maniera molto seria, o comunque seguono questa cultura credendoci veramente, si discostano più o meno parzialmente o più o meno totalmente dagli ambienti nei quali vivono, a cominciare da quello familiare, per passare a quello sociale, a quello lavorativo, professionale. Allora, o si appare come fenomeni di baraccone, o si diventa oggetto di ridicolaggine da parte di persone che non conoscono la materia. Certo. Ma d'altra parte questo è il comportamento delle persone ignoranti. Quando una persona ignorante non può rispondere contrapponendo le sue idee e le sue convinzioni a quello che gli viene proposto, non ha la materia, fondamentalmente cosa fa? Ride e mette in burletta tutto. È un modo per sfuggire a quella, diciamo, a quella difficoltà che si presenta in quel momento. Quindi è chiaro che, senza arrivare a questi estremi, ma chi segue lo yoga naturalmente automaticamente prenderà in considerazione determinati comportamenti etici che si riscontrano neanche nella professione, perché no, che si riscontrano nell'atteggiamento colloquiale. E allora naturalmente è chiaro che lo yoga non è poi così popolare come vorremmo che fosse, no? È molto meno popolare di quanto possiamo immaginare. Basta una semplice risposta ad un discorso che tu, che fai yoga, lo interpreti in un certo contesto, l'altro lo interpreta molto più banalmente, è chiaro che non ci si incontra più e allora inizia la rottura dell'allontanamento. È molto difficile avere a fianco delle persone, soprattutto in ambito familiare, che possono capire e non osteggiare questi comportamenti solo perché loro non conoscono la materia. È molto difficile oggi. Oggi più che un confronto nelle famiglie c'è uno scontro. E laddove c'è un confronto è molto ricco, e allora può essere, diciamo, di crescita per tutte e due le persone, perché l'importante è non imporre nello yoga il proprio punto di vista, perché se si cerca di imporre si diventa esponente di una setta, almeno si crede che si sia diventati esponenti di una setta, e questo è molto facile da arrivarci, molto facile.
perché oggigiorno quando succedono un po' dei fatti, diciamo che i mass media non si interessano di queste cose mai, non si interessano di yoga come non si interessano di cose che sono al fianco dello yoga, nessuno le conosce se non lo yoga per pubblicizzare la marmellata, allora la solita figura, no? Così, e quindi finisce là, non se ne interessano. Quando è che se ne interessano? Quando avvengono determinati fatti un po' scabrosi, magari un abuso da parte di un personaggio di rilievo nell'ambito dello yoga, qualcosa del genere, allora naturalmente si impolva, si sbatte il mostro in prima pagina, si impolva lo yoga come una setta, come qualcosa che va a deviare la gente. Quindi non ci vuole niente, bisogna stare molto attenti se si vuole da un certo punto coltivare il proprio interesse e allo stesso tempo rimanere in ambito sociale senza ricorrere a questi scontri. Non sempre ci si riesce, perché naturalmente se sei poi stimolato in maniera troppo pervasiva alla fine tu reagisci. Però ricordate sempre che la vostra reazione, che si basa su una cultura alle vostre spalle, non trova il confronto con quella persona che invece sta denigrando il tuo comportamento. Cioè, voglio dire, gli esempi potrebbero essere tanti e non c'è bisogno che li porti a confronto. Però questo è. Allora, per concludere il discorso, è chiaro che queste risorse, ossia queste possibilità che lo yoga offre, sono soprattutto rivolte a persone particolari. Quindi è ovviamente una ricerca e un comportamento etico, sociale, alimentare, i cosiddetti regimi, come già è stato adoperato il termine, proprio perché si adattano più facilmente ad una tipologia di persone piuttosto che ad altre tipologie.